Stanotte io e la Valentina abbiamo fatto la prima notte con il nuovo Star Sense Explorer che ci ha mandato a Auriga. E aspettavo tantissimo questo strumento perché è qualcosa che sulla carta si prometteva di essere abbastanza rivoluzionario per coinvolgere persone che non hanno mai magari avuto un telescopio all'osservazione e riappassionare anche le persone all'osservazione notturna. Il modello che vedete qua è un riflettore 130 mm di diametro per 650 f5, esce con un paio di oculari, esce col suo cercatore, è uno strumento economico, quindi interamente manuale, con una montatura alta azimutale. La novità degli Star Sense è che hanno un accessorio per poter montare il proprio smartphone qui, sul quale si installa un'app dedicata. Con questo smartphone di fatto permette al telescopio di capire come è puntato e come è orientato e di conseguenza, determinando la propria posizione, dare indicazioni per poter puntare tutti gli oggetti del cielo. Perché è rivoluzionario Star Sense? Perché voi potete dare un telescopio a una persona che non ne ha mai posseduto uno e che non ha nessuna conoscenza del cielo o degli oggetti e in modo completamente autonomo potrà consultare questa app dedicata sullo smartphone selezionando in un catalogo gli oggetti visibili quella sera. Ogni oggetto ha una scheda di informazioni, è già in italiano. Ci sarebbe anche una parte audio che legge queste schede, che attualmente è in inglese, però le schede testuali sono già in italiano. Di ogni oggetto potete leggere un sacco di caratteristiche e poi, attraverso un pulsante, chiedere le indicazioni per poterlo puntare con il telescopio. A quel punto l'app, integrandosi con il telescopio, vi metterà a disposizione una mappa stellare con delle frecce che vi spiegheranno come muovere manualmente questo strumento, così da puntare l'oggetto e centrarlo perfettamente nell'oculare e permettervi di fare osservazione. È straordinario perché chiunque, senza nessuna minima esperienza, può da solo montare il proprio telescopio in giardino o in un luogo anche più isolato, accedere al catalogo degli oggetti visibili in quella notte, puntarli da solo, leggendo anche delle informazioni, studiare in autonomia, certamente in un modo moderno, digitale. Nulla vieta ai più appassionati di studiarsi ancora le mappe cartacee o di prepararsi, come si è sempre fatto, verso gli oggetti che si possono trovare nel cielo la notte, imparare le costellazioni, utilizzare strumenti più avanzati per l'osservazione, ma questo è qualcosa che permetterà di appassionare l'osservazione notturna anche chi magari è spaventato che questo genere di cose possano essere troppo difficili, costose o che prevedano troppo studio prima per potersi godere l'esperienza notturna e anche essere autonomi nel riuscirla a fare. In questo filmato state vedendo gli spezzoni che abbiamo girato questa notte mentre utilizzavamo per la prima volta lo Star Sense. Vale non era preparata all'utilizzo, quindi è stato davvero un esperimento e ha funzionato perfettamente. E vi caricherò su questo canale un filmato esteso di 10 minuti con anche l'audio originale e uncut, diciamo, dove potrete vedere sul campo effettivamente come lo abbiamo utilizzato. Magari potrà essere utile a chi lo porterà a casa per la prima volta, ma vi garantisco che è semplice già dall'imballo, perché non appena lo acquistate e aprite la confezione, il treppiede è già assemblato. Dovrete semplicemente fissare il telescopio e il porta smartphone, dopodiché attraverso l'app dovrete seguire semplici passaggi per allineare il telescopio sul campo. Prima di tutto dovrete posizionare lo smartphone nel modo corretto, in modo che la fotocamera combaci perfettamente con questo, che è uno specchio che permetterà alla vostra fotocamera di fotografare il cielo. È in questo modo che lo smartphone determinerà dove si trova. Questo sistema permette a voi di utilizzare questo telescopio anche laddove non ci sia segnale, né wifi né cellulare. Non è necessario essere connessi in qualche modo. Le carte stellari sono salvate sulla vostra app e tramite quello specchio il cellulare potrà capire in che punto vi trovate rispetto appunto all'orientamento del telescopio. Quindi potrete essere autonomi, potrete trasportare questo strumento in luoghi completamente isolati. Dopo un breve allineamento della posizione dello smartphone su questo adattatore, dovrete allineare cercatore e telescopio su un punto di riferimento luminoso, una luce artificiale oppure una stella molto luminosa del cielo, e successivamente
semplicemente trascinando l'immagine che già starete visualizzando sullo smartphone, far combaciare anche sullo smartphone quel punto di riferimento che avrete centrato. Dopodiché inizierà un semplice allineamento del telefono verso un oggetto di riferimento. Lo potrete selezionare voi anche da un catalogo, diversamente ne prenderà lui in automatico uno. Dovrete a quel punto muovere il telescopio manualmente per puntare quell'oggetto. Vedrete che durante il puntamento la mappa andrà ad adeguarsi con delle frecce che vi indicano quali direzioni seguire, e mano a mano che vi avvicinate all'oggetto la mappa si ingrandirà proprio per permettervi di poter fare poi un allineamento, un puntamento molto più preciso, servendovi di queste levette con vite senza fine che vi permetteranno, rispetto al movimento manuale grossolano, di poter fare dei movimenti più fini, così da centrare perfettamente l'oggetto che volete osservare. Lo smartphone vi rappresenterà con un mirino verde il momento in cui avrete centrato l'oggetto, che a quel punto sarà già visibile nel telescopio, nell'oculare, e questo vi permetterà di fare osservazione. Avete tantissimi oggetti a catalogo, già una selezione iniziale di quelli più belli rispetto alla sera in cui state osservando. Questo è uno strumento che chiunque di voi, a qualunque livello di conoscenza, può prendere, montare in un modo semplice, portare sul campo da solo in completa autonomia ed essere capace di fare osservazione e di leggere informazioni sugli oggetti che sta osservando, ma soprattutto a livello familiare certamente è qualcosa di interattivo e di molto semplice che permetterà anche ai vostri bambini, anche molto piccoli, di poter utilizzare questo telescopio, sicuramente guidati dalle vostre indicazioni, ma l'accesso con questa app diventa davvero davvero molto semplificato. E come vedete anche l'altezza minima di questo strumento permette l'osservazione di bambini, a bambini molto piccoli o a persone molto basse. Grazie. Vi farò sicuramente altri filmati per raccontarvi dello StarSense Explorer, perché se a noi interessa principalmente, soprattutto in questo canale, la parte divulgativa e l'idea di appassionare le persone verso l'astrofotografia e l'osservazione notturna del cielo, questo è qualcosa che già da ieri sera ci è sembrato davvero importante e in qualche modo rivoluzionario da presentarvi. Sicuramente avrete modo di rivederlo ancora. Ciao!